Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra Nika. Allora, video spesa, visto che ci avete fatto capire comunque anche nei commenti che vi piacciono tantissimo quando andiamo a fare la spesa, fateci vedere appunto la nostra spesa, continuiamo a fare appunto questa, anche questa tipologia di video. Siamo andati da Lidl, adesso vi faccio vedere subito che abbiamo avuto una fortuna. Non so se forse facevamo già i video spesa quando lo acquistevamo, adesso questo prodotto non mi ricordo, adesso vi faccio capire cosa, perché Nika parli però è questo, ne abbiamo presi 6, ancora 4 bottiglie, in tutto 10 bottiglie, è questo sciroppo di ribes nero che va diluito giusto un pochino in una bottiglia di acqua e noi ci beviamo tutti e 5, cioè lo adoriamo. Comunque è veramente buono diluire una piccola parte di sciroppo in 6 parti d'acqua. Vabbè, noi facciamo la bottiglia con, lo metteremo quanto? Ci dura tanto, ci dura tantissimo. Sì. Però giustamente non c'è sempre perché arriva con le varie settimane lì di prelibatezze che fanno la quelle americane, quelle francese, con quello, quell'altro. Questo qua non so di che cosa sia, era inglese. Non lo so. Però vabbè, ne abbiamo presi appunto, questo è un pacco da 6, poi ci sono ancora 4 bottiglie in una borsa che adesso dopo quando mi arrivano alla base non ve le faccio vedere. Questa volta c'era la collezione irlandese. Ah, irlandese. Allora, ecco. Okay, e questo è veramente buono, se vi capita provatene anche solo una bottiglia. €1,79 a bottiglia, però noi siamo sempre quelli che compriamo scatoloni di succhi, bottiglie di tè verde e tè alla pesca e tè, ascolta, con cioè questo ce lo beviamo tutti e 5, ci dura un po' di più e non continuiamo ad andare ogni volta anche solo qua vicino a prendere la bottiglia di tè perché non sempre abbiamo sempre voglia, beviamo tanta acqua però tante volte dici qualcosa di più, ecco, lo bevi con sto caldo, un po' di tè freddo, qualcosa. Questo qua è ottimo, perciò se vi capita prendetelo. Infatti noi ne abbiamo preso appunto 10 bottiglie perché vedete, chissà qua, ma dopo quando ricapiterà che arriva ancora questo, allora. Poi scusatemi, abbasso, fidatevi, sono 12 litri, però non tiro su tutto il cartone perché sennò mi viene un'ernia. È questo latte che costa 59, ne abbiamo presi 12 perché noi ne beviamo tantissimo, okay. ed è buono, non latte. È scremato. Al prezzo che è, vale noi. Adesso andiamo con la borsa frigo, sembra che andiamo in spiaggia, andiamo in piscina. La nostra spiaggia è qua. La nostra spiaggia è qua. Allora, questa stupenda, cioè c'è la nonna, lei la nonna non può prendermi queste cose qua, io poi pretendo di dimagrire, nonna! Allora, ripassata era questa tortina qua alla ricotta, pagata €1,74 invece di €2,49, non è male, metto avanti in parte, poi ributtelo dentro tutto. No! Poi no, era per la torta, fa niente, sto facendo il video però niente. Allora, yogurt bianco con zucchero di canna, €1,69 e sono 2, 4, 6, 8 yogurt. Ho detto devo provarlo perché a me piace lo yogurt bianco, piace di solito, prendo quello, sempre quello dell'S lunga, arrivo. Poi mozzarelle per la pizza, un chilo solo, €3,89 che è un chilo di più? Sì, no, sono un chilo, ma è peso sgocciolato, 1000 grammi, un chilo. Mamma c'è scritto 1000 grammi, va di qua. Sì, vabbè. Vabbè, e ci sono quante mozzarella? Allora, ogni pacchettino 4,250 grammi. Lui. Ogni pacchettino ne contiene 2 da 125. E tu quanti ne usi per fare la pizza? Poi intanto ributto dentro. Poi queste, vabbè, per i bimbi quando fanno la merenda. Queste qua sono poco. Cosa sono? Snack al cioccolato, tipo le Kinder per latte, no, queste bimbi, perché queste sono ricoperte di cioccolato. Ma sono buone queste. Sì. Poi abbiamo preso queste per Sharon. Che la sculaccerei veramente. Mi hai detto che posso prenderla? Sì, perché la signorina c'ha 11 anni e c'ha già le sue pretese anche nel cibo oltre che nel vestiti. No, queste voleva provarle, sono cotolette vegetali, vediamo come sono senza carne. Vediamo, €1,99. Poi due di questi yogurt che sono yogurt cremoso, fichi e miele, queste della nonna, e mela e mora, questi qua così, non so, forse 99, non lo so, non mi ricordo questi perché ne ha presi nonna e non è lo scontrino. E poi abbiamo preso un po' di questi che non vi faccio vedere, non mi tiro fuori tutto, sono quelli riso, latte e cioccolato, riso, latte e cinnamon che è la cannella. E poi ci sono anche comunque i frutti rossi a ciliegia, ma non li abbiamo presi perché ma c'era gran poco, volevamo prenderne un pochino di più, ne abbiamo presi 5 o 6 quelli che c'erano perché non c'era più neanche bianco. Anche solo bianco c'era. E io volevo provare quello che non avevo provato. Invece stavolta non c'era. L'hai provato te? Allora, borsa frigo a posto. Adesso mia figlia mi aiuta. Allora, sì. Scottes.
1,65 euro, 3 rotoloni, sono belli capienti. Questo di pasta? Sentita. Questo l'abbiamo preso l'ultima volta, ce n'era ancora 99, sono 4 pacchetti di noodles, che sono questi normali vegetali. Non mi sono ricordato adesso che non erano tanto buoni. E vabbè, ormai. Sì, non, sono normali questi, credo. No, ma sono un po' diversi da quelli normali. Vabbè, fatto da 4, vabbè. Quelli di marca di certo sono anche buoni. Poi, 2. Queste valgono 2, ne faccio 59. 59. Infatti avevamo preso l'altra, non di marca, ma questa era vicino alla cassa e tu ascolta lo stesso prezzo. Cosa c'è? Prendo la Star a sto punto. Poi, queste, che mio marito fa la pizza, però i miei figli alla sera, quando non c'è la pizza del papi, hanno voglia sempre di pizzettine. Allora cosa facciamo con questa pasta sfoglia? La tagliamo col bicchiere o con la tazzina, tutti i pezzettini rotondi, nel forno, si gonfia un pochino appena appena di sugo. Loro la mangiano anche così, vabbè. Senza mozzarella. 75 centesimi l'uno, mi pare. Poco. Poi altri due venuti fuori alla base di vetro, quelli di prima, sempre mela e mora e fichi e miele. Fichi. Però devono essere delle fichi e miele. Sì. Sono buoni quelli lì. Scusate, sparisco. Poi un'altra mozzarella, così abbiamo la scorta per quando facciamo la pizza euro in casa. 1,79 euro. E queste costano sempre sui 2 euro più o meno da tutte le parti, quando sono così grosse. Dovrebbe essere 800 grammi, 700, 800. 400 grammi. Appena? 400 grammi. Vabbè, comunque non usiamo una cifra. 400, esatto. Vabbè, sì. Due dentifrici, che non mi ricordo il prezzo. Non vi dico, vi dico solo i prezzi che mi ricordo, perché sennò faccio una confusione e basta. Questo ve lo dirà mio marito sicuramente. Quello lì è farina zero. Farina tipo zero, sì. Ma c'era solo quello, perché volevo prenderne di più. C'era solo quella lì di zero, su quel pacchetto e basta. Dovrebbe fare sì, poi la mischio con la 00, vabbè. Poi vabbè, banane. Erano a 89 al chilo, perciò ne abbiamo preso un po', è ottimo. Non so di adesso cos'è uscito di prezzo, tutto, però sono 6 o 7 banane. Poi queste sono di nonna, anche a me non mi piacciono le sardine, non riesco a mangiarle. Cioè, a me il pesce piace, però le sardine quando le vedo così non è più forte di me, non ci riesco. Non abbiamo preso il tonno, mi sa. Non abbiamo preso il tonno, ecco, vedi. Vabbè, 49 centesimi, pan grattato. Che domani ci sono le cotolette. Buone, a me mi piacciono. Tu ti mangi quelle vegetali, noi mangiamo quelle normali. E poi abbiamo ripreso ancora solo quella ai lamponi, perché abbiamo capito che comunque quella ai lamponi è buonissima. vabbè. Due di fagioli, quelli bianchi di Spagna. Sono buone tutte. Perché mi piacciono tantissimo. E anche questi, noi li mangiamo sempre, li adoriamo, con un po' di formaggio, sfrisolati nella padella antiaderente. Quanto quelli? Questi due, 95 centesimi, i fagiolini questi qua, i cornetti, come noi quali chiamiamo cornetti. Vabbè, questo mi pare 69 centesimi, la roba della Vidal c'era al Lidl. Poi, queste per i bambini, ogni tanto si spara la Sharon, la piadina con la Nutella. Noi la chiamiamo sempre Nutella, anche perché non è Nutella. Però vi dico che questa qua ha 1,49 euro, ma ha il sapore uguale è identica. Cioè, anzi, forse io più l'ho buona. Provato giusto un cucchiaio l'altra volta. Io due. Uguale, quanto ti ho detto? È uguale alla Nutella. Due bollanti. Due. Poi due confezioni, 3,36 di queste qua mais che Sharon adora. Lei di solito va di quel marchio Esselunga, lei dice che è il migliore, però anche questo qua Lidl ha detto che è buono. Costa sempre uguale, né? No, anzi, costa di più questo, 1,39 euro, e invece 1,09 euro, 3 all'Esselunga, perciò, strano ma vero, qualcosa che costa di meno all'Esselunga. Non riuscite a mettere in trovare, però e vabbè, lasciali qua che dopo facciamo. Questa. Poi vabbè, c'erano scontate 1,29 euro. Al posto Pringles, di... Scusate. Sono troppo buone, vero? Non le lascio aperte. Originali sono. Devo scocciarle? Ti conviene portarle via. Vabbè, due ciambelle al cioccolato. Vabbè, mi piacciono meno quelle. Quello che mangi te, tutte quelle robe qua, Sharon. Veramente. Vegetariana e dopo, vabbè. Mi fa paura sta cosa, però non so cosa fare, non riesco a infilare in testa le cose sane. Di almeno io... Ma a parte che di sano qua non è che... Non ho comprato chissà che... Vabbè. Vabbè, eccezioni. Sì, vabbè. Cioè le cose da mangiare sane in casa ci sono, perché i pomodori, sì, le verdure, la frutta così ci sono, sì, ma loro manco che ne mangino una. No, io mangio io sì, i fagioli. Mangi, la mela la mangio una al mese. I fagioli, no, le cose le mangio. Ogni tanto quando mi gira. Da quando è nata l'avrà mangiata due volte la mela. Ma i fagioli lenti
cioè, quelle cose compriamo mangio. Schifezze, sì. Ma non è che noi mangiamo tutti i giorni schifezze, perché no, mangiamo anche sano, noi a pranzo, a cena, facciamo il nostro pranzo, la nostra cena, con i pomodori, c'è anche l'insalata, mangiamo la frutta, mangiamo la verdura, facciamo i beveroni di frutta, ma i miei figli, no, Jason lo beve. Beve la mela frullata e la centrifuga e mangia anche la mela, anche noi abbiamo l'estrattore, la sera mio marito fa anche il melone, fa anche l'anguria, fa succo di tutti i generi, di mela, di pera, di albicocca, di pesca, lui lo beve, ma lei, cioè veramente, guarda che ti fa bene, frutta e verdura sono l'alimento, vabbè, comunque i biscotti abbiamo preso questi che adoriamo, questi li dobbiamo provare, non tanta frutta la mangio però, questi qua invece lo sapete, fior di riso e latte, li abbiamo già presi, buone. Ci piacciono. Poi vabbè ci sono le cipolle, questa si chiama lo scalogno. Poi posso aprire il mio cucciolino? Orlando. Non è da mangiare! sono queste fettine qua così secche che lui ogni tanto gli piacciono. Sempre. Poi altra farina, questa tipo 00. No, ogni tanto, mamma. Sempre per le nostre pizze. E poi qua ci sono ancora le quattro bottiglie di Lives che non vi facciamo vedere. Faccio vedere un po'. Poi vabbè. Due panini questi a formaggio per me stasera, perché oggi a pranzo non ho mangiato niente, stasera ci mangiare, non mi interessa. Non ho mangiato crampe, brioche. Mamma, bravo, non hai mangiato niente, li va a vedere. E adesso, distrusa, ma non è che non hai mangiato niente. Ho mangiato due fettine di frittata minuscole così. Ecco, queste, non mi ricordo il prezzo, ma meno di un euro, crostatina al cioccolato. Se va bene, poi, hai ragione, non hai mangiato hanno troppo. Preso questi. Aspetta, perché anche. Siamo arrivati tardi dalla spesa, cena. Scusa. Veloce, cos'è questo? Tramezzino salmone. Col salmone, un altro col salmone, 1,35 euro l'uno, e questo tramezzino ai gamberetti che è di Gesa, 1,25 euro, okay, di meno quello, al salmone, di un altro al salmone per nonna e il papi, io stasera invece ho anche l'insalata, mi mangio anche l'insalata. Mi fai bene. Cuore di iceberg, è il top del top. 99 questa, mi piace una cifra. Beh, poi vabbè, infuso al finocchio, solite che prendiamo quando andiamo, perché le finiamo giustamente, andiamo a fare la spesa. E questa qua bianco spino camomille menta, che dei bimbi, ormai chi ci segue lo sa, e il finocchio mio. Ti piacciono le camomille? Poi vabbè, io la mattina devo mangiarmi la velocina. Questa è 99 centesimi, ho l'albicocca. Metto giù di qua. C'è ancora tante cose? Sì. Al lievito 49, ne è giusto? E sono 5, 3, 5, 6, 8. Sono 6 buste. Se vi capita che fate la pizza, provateli, perché sono buone. Ci troviamo molto molto, sì, molto ma bene. Ma duro una cifra in estate, ne metto poco di lievito, pochissimo. Non ce n'è. Poi abbiamo preso 3 pacchi di piadine, 2 così, e queste non stanno in frigo. E poi invece questa. Quelle che vanno in frigo. Queste vanno in frigo. 99. Sì. 99, questa invece 1,09 euro a pacchetto. Poi. Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, prosciutto 1,09 euro quello? 1,011 euro mi pare. Da provare, non lo so com'è. Era in offerta, vediamo, mettere nella piadina quello che è. Anche questo prosciutto era in offerta. Poi 2,29 euro cacao da mettere nel latte. Non mangiamo noi la sera. Anche la sera si fanno un bicchierone di latte. E questo pane integrale. Sandwich toast, è quello un po' più grosso, non è integrale questo. Ma io lo trovo piccolo integrale, sì, integrale. Però l'altro che c'è sempre con questa confezione è fatto tutto bianco. No, ma non questo piace. C'è, non si capisce cosa c'è scritto, però. È integrale, si guarda dentro i cereali. Sì, però è integrale, certo. Ma ce n'era un altro che era ancora più, questo qua deve essere 5 cereali. Perché ce n'era un altro che era molto più scuro. Non è più integrale. Ma io mangio tutto, se quello che ho mangiato ieri era integrale. Sì, vero. Ti ricordo. Basta. Ancora qualcosa? Basta. Sicura? Sì, sto, basta. Già. Ho tenuto qua. Ah, c'è una confezione di acqua vita snella. Ah, sì. Però non la faccio. 1,35 euro. 1,35 euro. L'offerta. Sì. Basta. Abbiamo fatto vedere tutto. Anche altra spesa, altro giro, altro fatto della nostra spesa di casa Nica, della family. E niente, al prossimo. Bacioni da tutta la family. Ciao. Ciao.